Quando la pasta non è al dente, il cuoco è un deficiente. Il Giro d'Italia con Sapori Italy. Ogni giovedì una regione diversa nel menù di Sapori Italy per scoprire le ricette della cucina italiana. Un viaggio alla riscoperta delle antiche tradizioni culinarie. Dislocare lo stir e basta. I cittadini, dopo quanto accaduto in conferenza dei servizi, non vogliono sentir parlare di altro. Che lo stir debba essere ammodernato per evitare dispersioni inquinanti nell'aria, questo per i residenti della Valle del Sabato è il minimo. È un bene che sia stato previsto un miglioramento degli impianti, ma i cittadini e i comitati ambientalisti della zona vogliono vedere in tempi rapidi, almeno su carta, un progetto di delocalizzazione dell'impianto. La gente inoltre lamenta la mancata informazione e comunicazione tra enti e cittadini su un tema così importante che riguarda direttamente la vita delle persone. Sarebbe forse opportuno, come suggerito anche dal consigliere regionale Todisco, l'istituzione di un osservatorio permanente che coinvolga le associazioni della Valle del Sabato per portare avanti l'impegno, fino a questo momento solo a parole, di avviare un processo di delocalizzazione dello stir. Come precisato dall'assessore Penna in conferenza stampa, dove e quando dislocare l'impianto ricade nelle competenze del lato, ma è proprio su questo punto che monta la rabbia e la protesta della gente, considerato che si parla di un ente che si è insediato ormai da un anno, ma che di fatto non è ancora operativo. Spostare lo stir da Piano d'Ardine perché la Valle del Sabato è satura, la zona di Piano d'Ardine non può continuare a sopportare un tale peso ambientale, isochimica, fabbriche e rifiuti, la gente è stanca e che si tratta di ampliamento o miglioramento vuole che lo stir vada via da Piano d'Ardine.